Foods e noi intendiamo dare un contributo a questo impegno, a questa mobilitazione che in tutto il mondo è oggi in atto, per sottolineare, per rimarcare, per ricordare i popoli oppressi. Al centro dell'iniziativa abbiamo posto Gerusalemme libera, perché riteniamo che di tutte le ingiustizie, questa della situazione di Gerusalemme sia quella più patente, quella più chiara, più evidente. Assistiamo quotidianamente purtroppo al mainstream dei media, dei partiti, delle logge massoniche, dell'attività dei gruppi sionisti che presentano le situazioni libanese, egiziana, del Benin, le presentano a modo loro, accusando cittadini di comportamenti non giusti, governi che non sono nelle grazie di Stati Uniti e Israele come satrape, come oppressore del popolo, e tutto è in discussione perché sono falsificati gli elementi, le notizie. E su Gerusalemme questo è molto più difficile per loro. Uno Stato come quello di Israele, che nasce da una risoluzione dell'ONU, è lo Stato che in tutto il mondo è il primo a non aver applicato poi le risoluzioni dell'ONU. E visto che parliamo di Gerusalemme, sono decine le risoluzioni dell'ONU su Gerusalemme che lo Stato sionista di Israele ha eletto a propria capitale, tenendo quindi meno alla deliberazione dell'ONU che istituì lo Stato di Israele, che prevedeva una città libera. Ci sono risoluzioni dell'ONU che intimano a Israele di recedere da questa posizione, ma mentre per la Jugoslavia è bastato non applicare una risoluzione, sono cominciati bombardamenti, e così la Libia e così tante altre realtà purtroppo oggetto dell'attuale neocolonialismo, per Israele le risoluzioni non applicate non si trasformano in nulla, anzi gli si fanno i regali degli armamenti, degli accordi internazionali. Abbiamo addirittura disputato in Israele i campionati europei di calcio, non si capisce quale possa essere la logica se non quella che chi ha al proprio fianco i grandi finanzieri sionisti può farsi beffe delle leggi e dei regolamenti internazionali. La libertà quindi per Gerusalemme è il punto in cui più facilmente le persone veramente animate da ansie di verità e di rapporti internazionali basati sulla convivenza civile, sulla tolleranza, sulla convivenza religiosa, razziale, possono trovare un punto di incontro. Liberare Gerusalemme da chi la vuole capitale di uno Stato in difformità dalle risoluzioni internazionali, da chi la vuole capitale di un unico credo religioso in difformità dalla storia di questa città che si chiama la culla delle religioni monoteiste, e quindi l'esigenza grande è battersi perché Gerusalemme torni ad essere una città libera. Con la liberazione di Gerusalemme sarà una grande sconfitta per tutto il disegno sionista di espandere Israele dai Tigri all'Eufrate. E sarà una vittoria quindi per tutti i popoli e cittadini del mondo amanti della pace e della giustizia. Batterci quindi per Israele libera e batterci anche per la libertà del nostro paese. Ora sicuramente qualcuno continuerà ad accusarci di essere razzisti, ad accusarci di essere contro il popolo ebraico. Sono gli ebrei che dicono che hanno uno stato ebraico e che la loro razza è una razza superiore e che quindi loro hanno il compito di governare sugli altri. Noi diciamo che per gli ebrei deve esserci nel mondo il posto che c'è per i cristiani, che c'è per i musulmani e che ci sono altre persone anche che non hanno fede religiosa e che hanno gli stessi diritti. Quindi la liberazione di Gerusalemme è affermare
questo principio di convivenza internazionale. È questione di battersi per la verità e per la giustizia. Non ci sono elementi né storici né giuridici né sanciti da questa associazione delle Nazioni Unite in cui tanto peso ha la grande finanza che consentano a Israele di fare ciò che oggi sta facendo. Perdo un minuto per dire che anche la strada, a nostro avviso, poi alla battaglia per la liberazione di Israele possono partecipare anche quelli che la pensano diversamente, ma a nostro avviso, del nostro movimento per la liberazione per il bene comune, il ragionamento da farsi su due stati, due popoli è sbagliato. È sbagliato perché la storia ci sta dimostrando che non è praticabile. Nel momento in cui si aprono le trattative per questo obiettivo, ricordando che le trattative di pace vanno avanti da 50 anni e nello stesso periodo la superficie del territorio israeliano che doveva essere dei palestinesi è stata mangiata per oltre il 45%. Mentre si parlava di pace, il governo sionista di Israele rosicchiava terreno ai palestinesi. Ed ora, secondo i potenti del mondo, si dovrebbero aprire altri 50 anni di trattative per dar vita a due popoli e due stati. E mentre si parte con queste trattative, Israele decide 2.000 nuovi insediamenti dei coloni nei territori palestinesi. È tutta una truffa, è tempo che si lascia passare, è tempo durante il quale continua il genocidio della cultura, dell'arte, delle tradizioni palestinesi e anche del popolo palestinese. E quindi questo è un impegno che noi dobbiamo assumerci di contribuire a fermare questa deriva, di batterci per la liberazione di Gerusalemme, sapendo che mentre facciamo questa battaglia aiutiamo anche il popolo siriano, il popolo libanese, il popolo egiziano, perché se riusciamo a far tornare Israele nei suoi binari e ad imporre la giustizia internazionale, tutti i popoli saranno più forti e più liberi. Nell'iniziativa di oggi noi siamo lieti di avere molti amici che parteciperanno e daranno il loro contributo, le loro idee all'iniziativa di oggi. Purtroppo abbiamo l'assenza di Monsignor Cappucci per problemi di salute. Porterà il suo saluto l'amico Soso, al quale va subito la parola.